So che cosa vi state chiedendo. Ehi Frank, perché non stai facendo la classifica, la tua top 10 dei migliori album dell'anno? Ma non era il primo video che usciva durante l'anno? Sì, se non fosse che ho in mente qualcosa di ancora più epico. Salve a tutti, bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi sono veramente lieto di annunciarvi questa cosa, questo progetto che ho in mente appunto da un po' di tempo, che non è altro che una sorta di quello che ha fatto Nick Nocturnal in realtà, che vorrei riproporre anch'io. Oggi vi annuncio ufficialmente i Black Metal Awards. Che cosa sono i Black Metal Awards? Non sono altro che una premiazione dei migliori gruppi black metal dell'anno, del 2023. Coloro che hanno fatto i migliori lavori nel 2023 nell'ambito black metal. E chi se non io potevo fare una cosa del genere? Allora, ci sono delle nomination che farete voi. Oltre alle mie, che io già sono pronte, farete anche voi, potete votare i vostri gruppi preferiti. Per farlo, come fare? Qui in descrizione trovate il link per il form di Google, che adesso vi faccio vedere. Andiamo al computer e ve lo faccio vedere. In poche parole, voi potete votare i vostri migliori album black metal. Ci sono un sacco di categorie, quindi regà, basta che votate bene. Quindi, niente, in poche parole, ci sarà questa live, che adesso non so ancora quando, in cui facciamo il riepilogo del 2023 e appunto votiamo i vostri e i miei album black metal preferiti. E non solo. Andiamo a vedere al computer, insomma, come è fatto questo form e come votare. Mi raccomando, rimanete fino all'ultimo che vi do alcuni motivi per cui dovete partecipare a questa live. Allora, eccoci qui davanti al modulo che voi potete votare. E niente, adesso vi spiego un po' bene o male che cosa c'è e come fare. In realtà, cioè, non è che è difficile. Come potete vedere qui nel modulo, io ho lasciato la risposta aperta per alcuni motivi che già ho detto su Instagram, ma li ripeto anche qua. Il primo è perché voglio essere sicuro che voi abbiate ascoltato l'album che state andando a votare, perché se io vi metto una serie di crocette da mettere, potete andare a votare uno che vi propongo io. E poi proprio perché appunto non mi va di andare a, tra molte virgolette, influenzare il vostro voto. Il vostro voto è il vostro, io avrò il mio. Cominciamo con Black Metal Classico. Black Metal Classico è Black Metal Classico, cioè Black Metal, quello senza diciamo influenze strane, quindi qui ci si può scrivere anche Immortal. No, non è vero. Vabbè, insomma, avete capito. Miglior album folk black. Folk black, che cosa si intende? Ovviamente, cioè, lo sapete, insomma. Folk black è il black metal, quello con influenze folk. Paio di album io li ho ascoltati. Non ci sono gli album alla Moon Sorrow, per dire. Non c'è proprio il folk black, folk black, folk black. Però c'è qualche album con qualche influenza folk. Se l'avete ascoltato bene, se no potete anche non votarlo, perché tanto comunque tutte quante le queste qui sono praticamente opzionali. L'unica che è obbligatoria è l'ultima, che poi vedrete. Allora, Black Gaze e Post Black, in realtà, cioè, come sapete, la differenza è veramente minima, quindi io mi aspetto che troverò appunto qua nel miglior album Black Gaze qualche album post black o il contrario, per cui non c'è problema. Anzi, io vi dirò, probabilmente nell'album miglior album mio Black Gaze è quasi, è, diciamo, allora, su Metallum viene considerato post black. Io lo metto come miglior album Black Gaze perché comunque secondo me è quasi Black Gaze, per cui comunque sia, lo sapete insomma che cos'è il post black, ci ho fatto un video a riguardo, andatevelo a vedere. Al limite, se proprio non sapete l'album che state votando, andate su Metal Archives, cercate il vostro album, vedete appunto sopra che cosa vi dice e lo andate a votare. Black Near Death,
insomma, lo sapete che cos'è il Black Net Death? È praticamente black misto al death metal, che in realtà detto così è un po' difficile da capire perché comunque i due generi sono molto simili. Anche qui vi esorto, se avete appunto alcuni dubbi, di andare su Metal Archives, vedere appunto se c'è scritto o Black Net Death o Death Black Metal. Symphonic Black, regà, pure questo ci ho fatto un video a riguardo. Symphonic Black, voglio dire, è il metal quello sinfonico. Qualche album è uscito Symphonic Black, io già ce l'ho il mio personale. Votate il vostro album migliore Symphonic Black. Allora, qui c'è da fare la distinzione Atmospheric e Atmospheric Ambient. C'è pure Epic Black Metal. Allora, Atmospheric Black è l'Atmospheric Black, quello tipo Grima, insomma, per intenderci. I Grima, quello Primordial Woods. Praticamente l'Atmospheric Black, quello che si dà importanza praticamente alla chitarra, quello con le tastiere che ci sono ma non sono così importanti come nell'ambient. L'ambient Atmospheric Black, in poche parole, è tipo Lustre, Eldamar, Elderwind, insomma, stiamo al limite, però Frozen Dreams, insomma. L'ambient praticamente è l'Atmospheric Black, quello basato praticamente sulle tastiere, quello un po' più ipnotico, quello un po' più, insomma, ci siamo capiti. Miglior album di SBM, insomma, la sigla la sapete, non ve la dico, però se non la sapete andate a recuperare pure qui il video che ci ho fatto, che tra l'altro è stato demonetizzato, If You Know What I Mean, e io ce l'ho qui, regà, vabbè, insomma, è tanta roba. Miglior album Epic Black Metal. Che cosa intendo con Epic Black Metal? Allora, se mi mettete Moonlight Sorcery qui, vi prendo a calci nel culo. C'è scritto qui Atmospheric Epico. Che cosa intendo quindi con Epic Black Metal Atmospheric Epico? Intendo l'Atmospheric Black alla Summoning, alla Caladan Brood. Insomma, i Moonlight Sorcery non vanno nell'Atmospheric Epico, non vanno nel Symphonic Black, se ci li volete, insomma. Io li metterei nel Melodic, che tra l'altro lo troviamo dopo. Miglior album Un-Black Metal. Sì, perché c'è un album Un-Black Metal. Allora, io, regà, ho messo tutta la lista dei generi, e quando avevo stilato la lista, in teoria, non li avevo trovati tutti. Nel frattempo li ho trovati, quei due o tre che mi mancano. Per cui, per ogni cosa che trovate, c'è almeno un album. Almeno uno ce n'è. Quindi io ho la scelta per tutti. Miglior album Un-Black. Allora, per chi non lo sa, l'Un-Black è la contrapposizione della tematica del black metal. Ci ho fatto un video a riguardo. Se ve lo siete perso, andatevelo a vedere, andatevelo a recuperare. In poche parole, l'Un-Black Metal è il black metal cristiano, o comunque sia che parla di tematiche cristiane. Così almeno votate bene, se dovete votarlo, ecco. Lo Space Black Metal, anche qui ci ho fatto un video a riguardo. Lo Space Black Metal ha uno spettro ampio, veramente tantissima roba nello Space Black Metal, che veramente do fino a domani. Ce ne sono un sacco di questi. Ci sono almeno tre album Space Black Metal usciti quest'anno, almeno tre, se non di più. Che cosa vi voglio dire? Andate a recuperare il video sullo Space Black Metal, perché è molto interessante, ma soprattutto vi fa capire che cos'è lo Space Black, quindi me lo votate bene. In poche parole, lo Space Black Metal è il black metal che ha le tematiche riguardanti lo spazio, quindi tipo i Dark Space, Mesar Team, compagnia bella. Può essere fatto in svariati modi, cioè, nel senso, lo Space Black potrebbe essere sia atmosferico che sinfonico che un sacco di cose. Raw Black Metal, lo sappiamo, insomma, Raw Black Metal è il black metal, quello rozzo, quello proprio non lavorato, quello proprio registrato col microfono della chicco, quello proprio brutto, quello che nelle orecchie ti sfrigolano, però. Gothic Black, in poche parole, che cos'è il Gothic Black? Gothic Black è il black metal con influenze gotiche, con influenze di Gothic Metal, tipo Cradle of Filth, non me menate, per favore, Crying Beatrice, che ve l'ho proposto qualche anno fa, se non le avete sentite vi meno. Andate a sentire Crying Beatrice dei White Egregor, perché, regà, devastante. Credo uno dei migliori album Gothic Black che io abbia mai sentito. Theatre of the Vampire, insomma, quel genere lì, ci siamo capiti.
c'è un album Gothic Black, non dico niente. Melodic Black Metal, allora, Melodic Black Metal, come ho detto prima, Melodic Black è un genere strano, particolare, perché è come se fosse, per farvi capire, i Moonlight Sorcery sono Melodic Black Metal. Voglio dire, Moonlight Sorcery praticamente sono il power metal, quello però cantato in scream, cantato appunto con voce black metal, però con le orchestrazioni, tra molte virgolette le orchestrazioni, quell'accenno di orchestrazione, o comunque sia la melodia più malvagia, cioè nel senso, se abbiamo l'eroe nel power metal, nel melodic black abbiamo il cattivo, diciamo, tra molte virgolette. E qui io ho messo altro, perché se ho dimenticato qualche sottogenere, voi mi scrivete qui sulla risposta, sottogenere e album, così almeno facciamo le cose fatte bene. Poi si va avanti. Allora, la parte 2 è un po' più particolare. C'è miglior EP dell'anno. Il miglior EP dell'anno non è un album, bensì è un EP. Sono due cose un po' diverse, ve lo spiegherò più avanti se proprio vogliamo parlarne. In poche parole, un EP è mezzo album, se così vogliamo dire, per farvi capire, insomma. Tanto comunque anche qui, se avete dei dubbi, andate su Metal Archives, vedete se quell'album è veramente un album o è un EP. Tanto ci stanno, cioè nel senso, non vi preoccupate, ci sta più di un EP che è uscito quest'anno, quindi non ve potete sbagliare. Miglior comeback, che vuol dire miglior comeback? Il miglior ritorno. Cioè, se c'è qualche album di un gruppo che era sparito dai radar per un po' di tempo ed è tornato dopo qualche anno, dopo un bel po' di anni, me lo scrivete qui con l'album. Ce n'è almeno uno che è da una cifra che non facevano niente. Miglior voce black metal dell'anno. Ok, qui in poche parole votate il vostro cantante preferito. Non l'ho fatto per tutto, perché non lo so, mi piace più la voce, perché sì, per carità, il chitarrista, il batterista, tutto quello che vi pare, ma la voce secondo me doveva essere votata, ecco. Miglior copertina black metal dell'anno. E qui, raga, c'è poco da spiegare, cioè nel senso, secondo voi qual è la miglior copertina di un album black metal uscita quest'anno? Me lo votate qui, perché sono veramente curioso di vedere che cosa votate. Poi ovviamente vi voto pure la mia, cioè. Miglior album black metal italiano dell'anno. E qui mi dovete votare tra tutti gli album che avete ascoltato, il miglior album di black metal italiano. Italiano però inteso anche, non deve per forza cantare in italiano, bensì deve essere un gruppo italiano che ha fatto l'album. Il miglior album, cioè il miglior gruppo italiano che ha fatto un album black metal quest'anno, in poche parole. Miglior singolo black metal, che cosa vuol dire? Il miglior singolo, in poche parole, è, come sapete, prima che appunto esce l'album, si droppano, si fanno uscire i singoli. Quindi qui mi votate il miglior singolo uscito quest'anno. Ovviamente poi sarà compreso nell'album, ma non ce ne frega niente. Basta che mi votate il singolo, ok? Può essere anche che l'album non è uscito quest'anno, che sta per uscire, però mi votate il singolo. Ovviamente sempre Metal Archives, se avete dei dubbi. Miglior concept black metal. Allora, il concept, che cosa intendo con concept? Ve lo spiego subito. In poche parole, il concept è ciò che racconta l'album. Quindi, da cosa è stato preso ispirazione per scrivere l'album? Mi votate appunto l'album con il miglior concept. Ovviamente qui, insomma, mi dovete andare a leggere i testi, mi dovete portare, comunque sia un po' impegnativo, però regà, vi prego, cioè, votatelo. Migliore esordio. Allora, migliore esordio. Qual è il migliore album black metal con cui appunto questo gruppo ha esordito? Ce ne sono tanti che hanno esordito quest'anno, e mi votate appunto il gruppo che ha fatto quest'anno il suo primo album, che secondo voi è il migliore tra tutti gli esordi di quest'anno. Ok, miglior videoclip, insomma, cioè nel senso, mi votate il miglior videoclip black metal dell'anno. Io ce n'ho in mente un paio, devo adesso decidere ancora quale votare, però ce ne sono. Cioè, nel senso, mi potete votare anche un lyrics video, non è un problema. Ci sono videoclip, votate insomma quello che vi sembra più consono a voi. La band black metal che hai ascoltato di più in quest'anno. E qui, raga, c'è poco da spiegare. Qual è la band black metal che hai ascoltato
più, che ha avuto più ascolti in quest'anno da parte tua? Me lo scrivi qui. Migliore edizione speciale black metal, qui ce l'ho scritto proprio, cofanetto o simili per intenderci. Ce ne sono almeno due di edizioni speciali. Io ve le ho fatte vedere in quest'anno. Insomma, se ce l'avete, le avete viste, votatele. Anche se non ce l'avete o comunque sia, le avete viste e votate la vostra migliore, ok? Tanto vi ripeto, qui sono tutte comunque sia scelte opzionali, potete non votarle, perché spero che abbiate ascoltato abbastanza gruppi da poterne votare il più possibile. Insomma, io vi ripeto, ho le scelte per tutti, per cui più o meno ci sono. E l'ultimo, questa è una domanda obbligatoria che non potete skippare: miglior, cioè il miglior album black metal dell'anno. Che cosa succede qui? Puoi votare qualsiasi album hai votato prima per decretare il miglior album black metal dell'anno. Quindi, mi spiego meglio, potete votare un album post black metal se pensate che il miglior album post black metal sia il migliore dell'anno. Potete votare un album atmospheric black metal se pensate che quello sia il miglior album black metal dell'anno. Potete votare qualsiasi cosa avete votato prima, non deve essere per forza black metal generico. Potete votare qualsiasi album, perché appunto si rifà tutte le sottocategorie di black metal questa cosa qui. Quindi niente, queste sono le nomination per il Frank Black Metal Awards. Bene, innanzitutto grazie per essere rimasti fin qui e aver visto il video. Adesso vi do alcuni motivi per cui dovreste essere, ecco, presenti in questa live. Il primo è perché ci saranno le nuove emoticon per gli abbonati nel canale. Me le sto facendo disegnare e ci saranno le nuove emoticon del canale. Il secondo motivo, e qui droppo la bomba, forse Francesco non sarà d'accordo per questo, però potete ascoltare in anteprima il singolo del mio progetto Atmospheric Black Ambient su mano. Ebbene sì, ho fatto l'annuncio anche per questa cosa. Diciamo che il singolo è pronto, ve lo farò sentire in anteprima durante la live, prima appunto del che inizi la live. Quindi, regà, mi raccomando, connettetevi in tempo se volete ascoltare il singolo. Poi ovviamente lo pubblicherò anche comunque sia sul canale, però se lo volete sentire in anteprima sarà durante il countdown della live. Detto questo, io voglio fare un annuncio a tutti i creator che parlano di musica. I want you. Se sei un creator che parla di musica, perché non fai il form, perché non lo compili in live? Così almeno spammiamo questo format, che veramente ha bisogno di essere spammato il più possibile. C'è bisogno di tutti i voti possibili. Quindi, raga, se siete dei content creator, prima di tutto votate. E soprattutto, se vi va, perché non lo fate magari in live, o comunque fate un video in cui votate secondo voi i migliori gruppi black metal dell'anno. Potete anche votare uno solo, o comunque sia parlatene, perché c'è veramente bisogno di tanti tanti voti per quanto riguarda questo format. Quindi, raga, spammate. Un annuncio a tutti quanti, spammate, raga, perché c'è bisogno veramente di tanti voti su questo punto di vista nelle nomination. Signori, grazie per essere arrivati fin qui, grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Ci si becca presto ai Frank Black Metal Awards. Ciao a tutti!